Ogni anno in Italia il 5 giugno si celebra l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ricordando quel lontano 5 giugno del 1920 quando la bandiera dell'Arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. Ricordando quella storica data, nella caserma Rebbeggiani di Chieti Scalo, la Legione dei Carabinieri di Abruzzo e Molise anche quest'anno ha celebrato il 208° anniversario dell'Arma, nata il 13 luglio del 1814 quando, nell'ambito della riorganizzazione amministrativa del Regno di Sardegna, dopo la parentesi napoleonica, Re Vittorio Emanuele I decide di costituire un corpo di militari scelti per buona condotta e saviezza al fine di assicurare la difesa dello Stato, la tutela della pubblica tranquillità e l'osservanza delle leggi. È il 24 gennaio del 1861 che viene invece istituita l'VIII Legione dei Carabinieri di Chieti. Nel piazzale della caserma Rebbeggiani, dove ha sede anche il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma, oltre alla parata dei vari corpi sono stati assegnati riconoscimenti ai militari che si sono distinti in operazioni particolari nell'ambito della loro attività di prossimità territoriale della tutela della legalità che diventa funzione sociale, come ribadito anche nel suo intervento dal generale Paolo Aceto, comandante della Legione dei Carabinieri di Abruzzo e Molise. 208 anni di storia, spero anche portati decentemente, 161 anni di storia al fianco delle popolazioni abruzzese e molisane. Il legame con il territorio è importante. L'ambiente in queste aree del Molise e dell'Abruzzo è una componente fondamentale del contesto sociale, quindi qui più che mai il legame col territorio, il legame con le comunità, il legame con i parchi, con il patrimonio ambientale è fondamentale per l'Arma. La pandemia vi ha visti anche protagonisti sul campo con importanti attività anche di supporto all'emergenza sanitaria. Sì, siamo stati attivi 18 mesi. Voi considerate che in Abruzzo e Molise l'Arma è stato l'unico caso in Italia in cui l'Arma era responsabile degli assetti di sostegno sanitario che la difesa ha reso disponibili alle comunità e qui sono intervenuti medici e infermieri dell'Arma provenienti da tutta Italia per fornire questo supporto. Come si può raccontare un anno di reati? Non solo con un numero, quello che ho detto prima, 32.000 reati perseguiti, ma si può raccontare forse con l'attività quotidiana, la presenza sul territorio, l'ascolto, la vicinanza alle popolazioni. È un'attività che è difficilmente trasformabile in un numero, però che assorbe veramente l'animo e tutto l'impegno del carabiniere. Abruzzo e Molise hanno delle caratteristiche particolari, sono delle aree urbane più grandi, ci sono anche delle aree rurali. In ogni caso sono i reati contro il patrimonio e anche quelli che hanno a che fare con lo spaccio, la detenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, quelli su cui rivolgiamo la maggiore attenzione. Credo che nessun territorio ormai in Italia possa dirsi immune da rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. La cosa che ci rassicura è che comunque penso di poter dire che il tessuto socio-economico abruzzese e molisano sia sano e quindi le infiltrazioni, i rischi di infiltrazione su cui noi siamo sempre molto attenti sono al momento circoscritti e speriamo di riuscire a contrastarli al meglio.